Benvenuti sul mio canale, sono Giovanni Luca Timoteo D'Onofrio. Quest'oggi faccio un video diverso perché vi spiego una cosa. Oggi in Alessandria c'era, è vero, c'è bel tempo, però non sono potuto andare all'orto per una questione proprio di forza del vento, di traiettoria del vento scusate i giochi paura gli aforismi esistenziali volevo dirvi semplicemente che il motivo per cui oggi non è uscito il, il video sull'otto perché come state forse sentendo da, da dai rumori aspettate che tolgo via Tolgo via i computer. C'è un forte vento e fidatevi che a voi avete già sentito, avete già sentito come tira il vento dove lavoro io, dove faccio la solita attività tradizionale dell'orto e anche quella espansiva. Che è da decidere per una questione di burocrazia. sia. Beh, volevo prima Oggi dedicare essendo che ho un portafoglio vecchio di 50 scusatemi. Un portafoglio vecchio di, da 2015, un Wheel Penning ogni Wheel Penning ogni tradizionale. Lo metterò a confronto con il nuovo portafoglio che mi sono comprato. Per, come, come regalo di Pasqua, ho offerto ai miei parenti per una semplice questione che questo portafoglio ha fatto, ha fatto la sua vita. Io ero piccolo, diciamo che nel 2015 avevo 14-15 anni, è, è cambiato un po' di tempo le modalità. E vi farò vedere questo modello, dico solo questa cosa qui. Non sono pagato da, eh, in marchio, sono un, un diretto interessato, cioè nel senso che sono praticamente un eh, acquirente normale, non sono ne stato contattato per nulla sul proprio io per pura volontà, volevo riuscire con voi, metto a confronto con un portafoglio tradizionale per vedere le differenze e se, e darmi un parere preciso su cosa può essere migliorato se può tornare utile al brand di italiano di bronzi per migliorarlo dico solo che alcune cose mi ho già notate perché forse non avevo notato non avevo visto gli altri modelli ma mi sono arrangiato che va bene ugualmente, però si potrebbe dire che ho avuto le mie idee. Partiamo da questo vecchio modello. Portafoglio tradizionale. Aspettate, per, per precisione, lo sto provando eh, da pochissimo tempo che ce l'ho, cioè da oggi e volevo darmi le mie prime impressioni aspettate due secondi allora il portafoglio tradizionale questo qui del wheel è capiente tantissimo qui mettevo qualsiasi tipo di cosa scusate Qualsiasi tipo di cosa, cioè documenti, tessere qua. E il portafoglio, dei, cioè quello vero, è questo qui, scoparti abbastanza grandi, e porta monete tradizionale a destra. Devo dire che io personalmente, a prima vista d'occhio, rispetto al modello stream uomo questo qua che l'ho già aperto quindi eh, ora le prime, vi do un primo commento a caldo nel senso scusate il termine a caldo nel senso che l'ho già visto e vi voglio commentare con voi quello che Penso e lo mettiamo a confronto totalmente allora la bonzi ti dà un biglietto di ringraziamento e di visita come si suol dire di visita per il marchio che lo trovo molto elegante stile vettore nel senso che vedo un uomo con una capini, camicia nera scusate camicia nera e cravatta nera sta scappando una battuta che non mi fa anche a ridere elegante e c'è scritto store bronze una piccola azienda a condizione familiare di milano per qualsiasi dubbio non esitare a contattare tramite il canale utilizando in fase di acquisto questo è un vietto il biglietto di vendita, Ti invito alla vendita. Allora, questa è la dimensione dello stream. Guardate bene per farvi capire: non sta neanche, sta appena, sta è molto piccolo. Guardate il portafoglio vedete le differenze di dimensioni andiamo a aprire ah non ho ancora utilizzato il scopo io vi do un consiglio, se, un consiglio alla ditta bronzi se potete tranquillamente mettere su tutti i modelli di stream portamonete anche tipo così che attaccato qua qua in questa fascia qua che si piccolo un piccolo portamonete che va bene diametro 2 così così basta che si cioè che se fosse per una questione di particità, come vedremo io la questione della praticità di mettere le monete, che io sono abituato ancora con questo questa vecchia tipologia, perché molti portafogli slim, moderni, che hanno questa bellezza tecnologica, che l'F ha un nome particolare, si chiama RFID, che sarebbe il blocco carta per la lettura dei documenti da parte dei malintenzionati scusate vabbè togliamo io la prima cosa che dico è che se voi volete non rinunciare alle monete potete sacrificare uno di questi due scoparti io sconsiglio questo e consiglio questo qua per una questione che una volta saranno molti, ma dico tanti, di si può ancora chiudere, basta non esagerare <coughs> poi. Poi, questo scoperto dei... Ah, c è... mi sono dimenticato di precisare che vi chiedo scusa se mi sono presentato così con voi perché non... ormai è andato fuori di moda nel mio stile presentarmi da pigiama però non avevo voglia di cambiarmi e sono dormito poco questa notte. Allora, questa è, è la tasca per i banconote. Ci sono tre tipi di metodi, se non due. Met si, mette per si mette per così. Si mette per così la banconote. Aspettiamo che passi. Si mette per così la banconota, cioè adesso non ho una banconota vera, ma in teoria due o tre metodi. Uno sarebbe quello lì di, di piegarli per così, così, metterli così dritti. Il secondo sempre così, ma che, eh, si posso, eh, che non puoi tirare fuori al momento opportuno. E terzo quello più, che secondo me mi risulta molto più bello, da un punto di vista scenografico, se vogliamo metterla così, per risaltare la nostra potenza economica, piegarli per così, così, fare due righe così, chiuderli così, accatturciornarli così, vabbè, non sono... Ci tengo a precisare che questa è un affare più amatoriale del solito: cioè, io non sono un esperto di recensioni, però lo faccio per volentieri. Ma continuiamo qui, in teoria c'è i porta documenti ce ne sono due, uno qua, uno qua all'interno, che se, se voi non volete, se per sbaglio, oppure scegliete di comprare questo modello e volete non rinunciare sempre, potete mettere per qua, come avevo già detto, e chiudere per così, per così. Poi adesso veniamo al pezzo forte. RFID Walking Storbonzi Vediamo Guardate attentamente la... così per così e poi si chiude funziona come un, un portacarte normale qui mh, se andate a vedere su altre recensioni su youtube Noterete che che al massimo fino a 7 di, di possibilità di portare le carte da credito oppure varie carte. Documenti, roba così, però in proprio la capienza sufficiente è l'8-8 di questi perché guardate faccio vedere guardate bene nei, nelle fessure adesso tolgo perché non si può vedere bene non, non c'è problema con questo modello quanto ho notato dal primo utilizzo di quest'oggi proprio nella prima seduta senza di voi che <coughs> Che praticamente non posso spiegare, non c'è quello scatto di forte come gli altri modelli per il quale ti obbliga a, a avere un, un... vabbè un attimo, scusate. Bisogna fare abitudine. Eh bisogna stare molto attenti non vi ho detto questo se decidete di fare una scelta che è personalmente comoda ma bisogna stare attenti a non far cadere le monete qua non c'è c'è uno scatto così ma poi si chiude se si vi faccio vedere per farvi capire bene Non c'è uno scatto forte da, da tipo da... si autobrocca e eh, fino a 8. E guardate che è molto bello. È molto bello questo sistema. E non, personalmente per arrivare a conclusioni finali io non mi troverei devo ancora decidere personalmente per me ma se forse siete alcuni di voi utilizzano la livello di già deciso scusate perché rispetto a quello tradizionale adesso lo dico con chiaro e questo qua passano in cime agli alberi perché questo qua è vero che è molto capiente ma questo qua è ancora più capiente perché sono questi portafogli che si chiamano smart sono tipo di portafogli per esempio noi chiamiamo abitualmente smart i telefoni ma anche adesso sono anche i portafogli. Tutto quello che è smart e tecnologico. E eh, non voglio. Vi ringrazio se avete visto il mio video recensione dello Zippo. Dello, scusate, sono, non sono abituato a fare recensioni, ma ci ho provato. Comunque, non mi pagano. Non sono stato mandato da non mi pagano nel senso che, che l'azienda non è che mi ha regalato il prodotto, mi ha detto Giovanni, provalo. No, tutto il contrario. Sono io volontariamente che l'ho comprato e ho deciso di provare a fare questo esperimento per questa volta di fare una recensione. Se ti è piaciuto il video, iscriviti. Guardati gli altri video simili oppure diversi contenuti tipo pesca, orto, caccia, agricoltura, eh, arbuste, videogame e tanto altro e recensioni e letteratura ma non ci perdiamo le altre chiacchiere eccetera eccetera per farla più per dire la in modo definitivo assegnerò un voto a seconda delle de diverse tipologie. Voi lo vedete sporco perché oramai è vecchio. Anche la mia schermata è un po' sporca, ma non importa. Per... Allora quello tradizionale rispetto, gli do un 6 su 10, o meglio, dire 6 su 10 perché ancora un modello questi, questi tipi di modelli erano abbastanza buoni questo qua è di pelle vera poi lo scomparto questo qua i do 7 su 10 perché a meno capiente non si può Sto facendo una classificazione così per dare un parere provvisorio perché questo uh, questo di, di questo a fare qua porta porta documenti è ottimo quindi discreto questo Dis... sufficiente discreto ottimo anche qua comprende questo e questo qua E non c'è nulla da aggiungere per questi qua che sarebbero standard una volta mette invece assegno a primo parere un 9 e mezzo per questo affare qua che è lo standard ma mi sembra ottimo Unica peck che gli do un 7,5 sulla capienza perché possono portarmi molti di più ma varia da modello a modello. Non tenete conto di quello che dico riguardo al fatto che dei voti perché sono soltanto così per mio parere personale, per farvi un'idea. Invece questo qua questo e questo a tutti e due Li do un, questi qua un bel un bel otto e mezzo perché possono tornare utili in diverse occasioni sia come questo qua come portamonete e questo qua come porta documenti ma mi avviso che c'è la possibilità di comprare questi tipi di modello anche con portamonete cioè con lo zip dello portamonete già incorporato e come ultima cosa questo qua che insegna banconote gli do un 10 solo per per il fatto che è insolito dal punto di vista della qualità cioè cosa intendo io per qualità intendo che può essere considerato tranquillamente ottimo io vi saluto iscrivetevi al triparate la campanella visi commentate con i il... rete Scusate, non trovavo parole per la fine. Saluto, alla prossima. Don Giovanni Luca Timotro.